È terminata l'ultima partita del girone di eliminazione qua al torneo di Madone, che ha visto scontrarsi il Nicotra contro Auto Valentino Presezzo. Hanno vinto quelli del Nicotra. Abbiamo con noi Daniele, autore dell'ultima rete che stiamo vedendo, e lui chiediamo un commento sulla partita. Penso che abbiamo giocato tutti bene e ci meritiamo di passare. La prossima partita sarà contro l'Inter 18, è una squadra tosta, daremo il meglio di noi anche lì. Ok, passa il microfono al tuo compagno di squadra e anche lui chiediamo un commento mentre vediamo le azioni della loro vittoria. Penso che abbiamo giocato tutti bene e ci meritiamo di passare. E se è stata una bella partita, ha segnato anche Stefano, il mio compagno, che non me l'aspettavo, però ha segnato e la prossima partita sarà contro l'Inter 18. Ci metteremo il cuore e saremo gladiatori. Ciao. Ok, grazie Kevin, ci vediamo martedì per le semifinali. Ciao, grazie a tutti. Passiamo la parola all'Auto Valentino Presezzo, è qua con noi uno dei marcatori della partita e mentre vediamo le azioni e il suo gol ti diamo un commento a Mirko. È stata una partita dura, per me ce la meritavamo noi. Abbiamo soprattutto tirato, abbiamo giocato molto meglio l'altra volta. Si può dire che ci siamo anche rifatti dalla scorsa volta perché abbiamo giocato molto male. Niente, ho segnato, mi va bene così. Passa pure il microfono al tuo compagno e anche lui chiediamo un commento. Anche per me è stata una buonissima partita. Ce la meritavamo noi per le azioni che abbiamo fatto per molti tiri. Era stato molto bravo il loro portiere, però secondo me ce la meritavamo perché abbiamo tirato molto. Ho fatto gol, mi va bene così, però speravo anche in una vittoria per poter continuare appunto questo torneo. Ok, ringraziamo l'Auto Valentino Presezzo e diamo appuntamento ai ragazzi per il prossimo campionato. Ciao!